chiamato Mike perché ha fatto un gol bellissimo e quindi ha bloccato la partita con una prodezza, anche se prima abbiamo forse sciupato qualche palla gol di troppo. C'era la tensione prima della partita della sfida da dentro fuori, insomma, considerato che mancano 5 giornate alla fine, considerato che la Roma gioca dopo di voi? Ma chiaro, ma è una tensione positiva, perché ormai sono anni che siamo ai vertici del calcio nostrano e quindi era una partita da vincere da 3 punti e quello volevamo. Qual era il clima all'interno dello spogliatoio adesso? Michael non ha parlato, c'è un po' di nervosismo? No, nessun nervosismo, non cercate nervosismo dove non ce n'è. C'è tanta concentrazione, c'è tanta voglia di far bene, c'è tanta professionalità, per cui va benissimo così. Ultima cosa per quanto mi riguarda, adesso la Roma, come si dice in questi casi, è padrona del proprio destino, deve vincere il derby per tornare prima, ma c'è un messaggio che volete lanciare, visto che insomma stavolta avete giocato prima di loro? No, niente, nessun messaggio. Noi giochiamo con la nostra maglia nel nostro stadio per i nostri punti e siamo molto soddisfatti della partita di stasera. Alessandro? Sì, no, volevo chiedere a Branca se si sta divertendo nel ruolo di vice Mourinho. Sì, mi sto divertendo. Non è che ci stai prendendo gusto a questo punto? No, gusto no. Però mi sto divertendo. Ti pagano doppio, Marco? No, non c'è bisogno. Devi chiedere un supplemento a questo punto. Senti, Marco, ma una curiosità. Parliamo della partita, parliamo di calcio. Sì. Perché no, io avrei dovuto chiedere a Mourinho, ma tu... Io avrei messo prima Balotelli al posto di Pandev, ci divertiamo un po' tutti a fare gli allenatori, anche perché non ci costa niente. Branca? No, io sono d'accordo con l'allenatore, va benissimo così. Nel primo tempo, come già ho sentito nei primi 10-15 minuti, credo che la Juve si sia presentata bene. Noi abbiamo leggermente faticato, poi dopo abbiamo preso le misure. E potevamo fare qualche gol in più, qui c'è una bella punizione di Mario che però l'ha cacciata benissimo. Scusa, anche a Firenze quando è entrato Balotelli la squadra si è allargata e io credo che sia determinante poi, no? Allargare la squadra per dare anche più spazio poi in mezzo a Milito e a Eto'o, per cercare di avere più spazio per arrivare in porta. Pandev non riesce a fare l'esterno bene, lui rientra sempre sul sinistro, cioè, beh, ma l'ha sempre fatto, no. Ma la seconda punta, la seconda punta, no? Direi che l'ha fatto molto bene sin dall'inizio, poi ah, no, l'ha con fatto voi, bene sì, anche nella Champions, sì, per sì. Cui si è calato perfettamente nella disposizione tattica nostra, per cui non ci sono problemi. Noi siamo in possesso di 4 attaccanti molto bravi e l'allenatore può scegliere chi crede meglio. Allora, curiosità di Luca Marchegiani per Giuseppe Branca o Marco Mourinho? Buonasera Marco, vai da uomo... Giuseppe Branca suona bene per sì. Me. Sono meglio dell'altro, sì. Di calcio, grande esperto di calcio, secondo te l'Inter di questa sera basta per eliminare il Barcellona? Ma se uno fa queste considerazioni, l'Inter di Catania non bastava per il Chelsea. Noi abbiamo la capacità di... concentrazione per ogni partita che si presenta, per le difficoltà che si presentano ed è la nostra grande speranza e la nostra grande certezza. Volevo soltanto chiederti una cosa. In settimana Massimo Moratti, il presidente Moratti, parlando del padre, del momento in cui Angelo Moratti decise di lasciare la società a Fraizzoli, ha detto era un momento in cui era molto amareggiato, ma io lo sono 1 milione di volte di più. Questa mi sembra la tua espressione. Cos'è un accenno, una sorta di piccola stanchezza da parte del presidente? No, ma io credo che la stanchezza passeggera ci possa e ci debba essere per tutti. Poi dopo credo che abbia anche 2 milioni di forze in più per reagire. Bene, Marco, tu hai riferito il nostro desiderio di tornare a parlare con Giuseppe Mourinho allo stesso momento. Ma evidentemente non sono stato convincente. Va bene, ma lui cosa ha risposto? Non mi ha risposto. Ah, proprio non ha risposto. Silenzio stampa anche con Silenzio stampa con Marco anche con il direttore tecnico. Ma convinci, no? Datemi un po' di tempo. Va bene. Bene, grazie Marco, grazie Branca. Voi, allora, parlano comunque, sono felici i tifosi dell'Inter, consultati dalla nostra Alessia Tarquini. Let's go!
Ci credete ancora a questo scudetto? Certo, sì, lo vinciamo! E martedì in Champions? Come? Martedì in Champions? Adesso sì, adesso sì. La Champions, ci facciamo il culo così! Forza Lazio! Beh, è una grande dimostrazione questa dell'Inter. Partita stupenda, 2-0, domani... La Lazio ferma la Roma, vinciamo lo scudetto! Vai!